Buongiorno a tutti, penso che la diretta sia appena iniziata. Scusate un attimo perché ancora non ho messo il canale sul PC, quindi un attimino lo sistemo. Vi chiedo scusa ragazzi, mi sono appena svegliato ed è mezzogiorno e 24. In realtà mi sono svegliato 20 minuti fa, ma ho avuto il tempo di farmi la barba e tutto quanto. Guarda, sono tornato giovane. Bentornati ragazzi, bentornati qua su Dark Souls 2. Oggi in realtà non mi sono programmato niente da fare, cioè non so se ricontinuare nel picco terrestre o meno, ma visto che Lady Sbigi non è a casa in questo momento, scusate, la password, troppo lungo allungamento braccia. Sto facendo anche esercizi fisici però, raga, quindi ho un po' di muscoli indolenziti. Allora, vi stavo dicendo, siccome appunto Lady Sbigi non c'è, andate a lavorare, come si suol dire, Sbigi balla. Facciamo una bella diretta stamattina, così giochiamo un pochettino insieme, vediamo qualcosa di nuovo, non ascoltiamo dirette degli altri perché sennò qua si crea un ritorno di audio che non finisce mai. Datemi un altro minuto e mezzo, che okay, la diretta c'è, non leggo però la pagina della chat, eccola qua, abbiamo anche la pagina della chat. Vabbè ragazzi, bentornati in questa prima mattina per me, perché io mi sono, ribadisco, appena svegliato e quindi infatti ho degli occhi buttati, assurdi. Allora, non so veramente oggi come iniziare la diretta, perché? Perché già ieri abbiamo visto nuovi luoghi, anzi so come iniziare la diretta. Intanto andiamo a Maggiola e a Maggiula, no Maggiola, a Maggiula e iniziamo a salire di livello. Tanto penso che con 17.000 anime possiamo salire solo di un livello. Sì, confermo, solo un livello. Forse servono 11.000 anime ormai per poter continuare a crescere. Dov'è la tipa? Questa depressa ogni volta si sposta. Ma non puoi stare un attimo ferma? Avanza di livello. Abbiamo detto che volevo portare la destrezza a 20, a 35, visto che stiamo salendo abbastanza di livello. Siamo già al 93. A questo punto ci dobbiamo veramente avvicinare alla destrezza a 40, perché sennò diventerà veramente tosto collezionare anime. Ragazzi, 5 secondi, sorseggio, caffè. Caffè dopo barba, beh. Che saporaccio. Vi chiedo scusa, raga, però come vi ho detto mi sono appena svegliato. Allora, non abbiamo rinforzato ancora nessun equipaggiamento. Scarso, scarso, Sbigi. Rinforzarlo. Mica, abbiamo 26 frammenti di titanite. Potremmo utilizzarne qualcuno per potenziare qualcosa, no? Per esempio, vorrei potenziare quest'arma che è veramente forte. Ma mi interesserei principalmente a potenziare quelle che attualmente sto usando. Questa già. No, titanite scintillante. Ammetto che questo martello è veramente forte, però abbiamo trovato anche armi che volendo possono essere anche più forti, no? Lancia Chastifol, che è veramente efficace, io la potenzierei ancora. Che sarà pesante per l'amor del cielo, raga, però la sto utilizzando abbastanza per certi combattimenti a distanza, quindi via da 136, no, via da 120. Sono un bel po' di danni. Poi scudo, mi sa che abbiamo uno scudo nuovo ora, giusto? Ragazzi, vi chiedo scusa se sto per. Ah, ma io al posto di andare a questo fabbro, perché non vado all'altro? Stanza del fabbro, bottega di McDuff. Che poi, McDuff, che cos'è il tipo della birra? Tranne McDonald's c'è McDuff. Pietra liscia e setosa, ragazzi, io mi chiedo una cosa. Siccome ancora c'è una persona che dovrei spietrificare, mi chiedevo che. Che cazzo servisse quella pietra setosa? Non è che serve veramente per cosa? Per quel nido di uccelli che non capisco che cosa sia. Allora, questo oggetto. No, volevo acquistare l'oggetto per una volta. Questo oggetto. Abbiamo. Ah, ma questo me ne dà. No, forse è solo uno. Proviamo. Eh no, sono infiniti quelli, caso. Quindi io praticamente ho sprecato delle anime così per un frammento gigante. Era un frammento di titanite, no, era un frammento gigante di titanite. Va bene, però possiamo potenziare qualcos'altro. Allora, potenziamo un attimo l'equipaggiamento. Mi sembra che già l'elmo è abbastanza forte, quello che utilizzo spesso e volentieri. E 190. Ma sì, potremmo anche potenziare.
Tanto ragazzi con questo oggetto, vabbè, da due, non è che una differenza così sostanziale, eh? Sbigi. A questo punto tanto vale potenziare appunto la cotta da cavaliere di Heidi. Che figo, dovremmo fare tutto il set di Heidi e vedere se succede qualcosa, ma non credo. Allora, frammenti di titanite, utilizziamo i raga, cioè non li... Però sono finite le anime, vabbè. Scarso sbigi. Ok, viaggiamo. E come vi ho detto, ma perché sembra che abbiamo occupato tutte le caselle? Come vi ho detto, c'è una persona che ancora dovrei spietrificare. Quindi torniamo un attimo indietro alla via di passaggio. Visto che abbiamo ben tre bastoni d'osso silenziosi, mi sembra che si chiamano. Vediamo che cosa andranno a sbloccare. Tra l'altro, c'è pure un essere, un mostro che bisognerebbe spietrificare, che sta davanti a un tesoro. Non so quanto sarà utile effettivamente spietrificarlo. Spero che dentro quel baule ci sia un oggetto ultra raro. Speriamo, perché se no. Siccome i bastoni profumati dal passato sono solo 7, raga, in tutto il gioco, non me la sento tanto di consumare così facilmente questi oggetti. Comunque mi fa morire che qua c'è sto strapiombo. Come per dirti, ragazzo, vieni da qua che c'è un passaggio segreto all'inizio del gioco, certo. Comunque, ragazzi, visto che Dark Souls mi sta piacendo così tanto, io ipotizzo che farò di tutto, ma letteralmente di tutto, per poter avere sia l'1 che il 3. E chissà, forse un giorno riuscirò a recuperare anche i capitoli vecchi, che sarebbero i Demon Souls. Allora, dovremmo teoricamente spietrificare quell'individuo, però vorrei vedere meglio che cosa succede se dovessi andare direttamente. Se dovessi rimanere bloccato? No, non penso. Ah, ma King diceva, quei nemici che tu incontri invisibili, quei tra virgolette fantasmi, sono gli stessi nemici di questi. Ah, ok, ma qui erano veramente nabbi. Il buon King, ragazzi, King Pass, che sì, King Pass anche qua su Twitch, cioè, molte volte mi dà degli ottimi consigli. Solo che appunto alcune volte, essendo che lui è nettamente più esperto di me, non riesco ben a intercettare eventualmente qualche consiglio. Tra l'altro era maggiore e non ho stretto il patto. Bravo, Sbigi. Ai ai ai, Sbigi. Quante pecche. Ok, vediamo un po'. Io da qui a lì posso passare direttamente, che poi veramente dovrei spietrificare. Oddio. No, raga, sono un attimo in silenzio per un motivo, perché non vorrei che invece effettivamente non servisse a un cazzo spietrificare quella persona. No, là c'è un tipo che lo sta spietrificando invece. Oh, odio questi momenti nei videogiochi, però io ipotizzo che se riuscissimo a spietrificare quella persona ci libererà la via anche per quella zona. Cioè io da qui a lì non posso arrivarci, vero? Anche il costo di rimanere bloccato. Va bene, dai, allora, anche se è un oggetto, diciamo, unico e raro. E se... Domanda. Frusta. Ci ho sperato, ragazzi. Io ho paura che se dovessi provare a dare un colpo potrei anche cadere. Ma no, dai, basta, ragazzi. È passato veramente tanto tempo. È arrivato il momento di spietrificare questo tipo. Sì. Spero di non aver fatto una cazzata. Spero di non aver fatto veramente una cazzata. Comunque, mi sembrano più tosti di questi rispetto a quelli che ho già incontrato andando verso... Come si chiama? No, il picco nevoso, sì. Ancora non ho incontrato alcun picco nevoso. Allora, esamina l'area circostante. Io faccio così. Quello è morto o è vivo? Ah, figlio di un Sontarian.
Sì, però c'è quello che deve sparare per forza. C'è una cosa, ragazzo, visto che mi stai sulle balls. Ha fatto un lancia a effetto in stile Wanted? Proiettile a giro? Come fa? Aia. Comunque, ragazzi, penso che finito questo gioco, quando dovrò rifare il rematch, la nuova run, fare la seconda run, penso che proverò ad utilizzare. Scusate. Non so se voi lo sentite quando rutto, ma spero di no perché è veramente imbarazzante. Fai cadere. No, non è imbarazzante in realtà perché da me, raga, il rutto è libero. Però non vi voglio veramente accecare con i miei rutti. Ma quindi quello è morto o è vivo? Dai ragazzo, ce la puoi fare! Ti do una mano! Vieni! Prendila la bara! Prendila la bara! No! Questo perché devo fare il coglione? Vabbè. Ragazzi, volevo vedere se riusciva a prenderla la bara. Non ce l'ha fatta. Va bene, ah, tra l'altro, parlando di anelli, dovremmo in realtà iniziare a collezionare degli oggetti, delle anime, perché così possiamo comprare un anello che fa partire il gatto. Scusate se mi sono un attimo impappinato, ma stavo per sbadigliare, non sapevo, volevo trattenere il respiro, ma. The gem you're facing, Vay. If you need it when you face danger, the protection is yours. No. I said, if you ever, I will. Ma io vorrei in realtà unire l'altro patto, cioè non quello dei Cavalieri Blu, che quello dei Cavalieri Blu, tra l'altro, Via del Blu, che cosa fa? Troppo zucchero. Allora, vediamo un po'. Barabaci cicicocò. Via del Blu, il patto del mite, il giocatore riceverà il sigillo blu, il quale aumenterà leggermente i PV ed evocherà una sentinella blu in aiuto qualora si dovesse essere invasi. Ok, aver ucciso un fantasma invasore mi dà un anello assanguinamento. Aver ucciso 5 fantasmi invasori dà il silenzio, anello della pietra blu. Uccidere gli NPC non conta. Ah! Conta come requisito per salire. Mi sembra abbastanza facile, ragazzi. Però, alla fine, anello del sanguinamento, il silenzio, anello della pietra blu, penso che possa essere utile. Quindi, volendo, per ora ci possiamo. Ah, pure benvenuto, You have figo. died men here. Nah. May they help you. May you find. Scusa, quello è un anello della protezione? Che quanti anelli ora? Esplode dopo aver subito danni? Che significa esplode dopo aver subito danni? Cioè mi danno un colpo ed esplodo io. Che cazzo sono un kamikaze? Cos'è l'armonizzazione di incantesimi estere? Questo qua non mi serve. Riduce i tempi di lancio degli incantesimi, riduce l'equilibrio dei nemici, questo è utile, ribadisco. Scusate. Ribadisco, mi sono appena svegliato, quindi sto dormendo ancora. Ma io posso quindi potenziare anche i cosi. Ah, che figata. Va bene, intanto andiamoci al patto, raga, visto che tanto dobbiamo 6 di livello. Stringi patto. Sì. Così se mai dovessero invaderci o quant'altro, potremmo. Sì, vado molto di fretta. Potremmo tranquillamente, appunto, cominciare a sbloccare qualcosa. Anche se io volevo stringere un patto diverso, devo essere sincero. Però per stringere quel patto dovrei andare in un altro posto. Arrivo subito, ragazzi. Eredi del sole. Statua del guerriero del sole in Valle del Raccolto. Ah, Valle del Raccolto è là sotto, cazzo. Minchia. Minchia. Vabbè, ci andremo, ci andremo. Tanto, raga, sto affrontando tanti di quei fantasmi per ora che
penso che ne incontreremo qualche altro. Già ne ho uccisi 4, 5 di fantasmi invasore NPC. Non vedo l'ora di vedere cosa succede quando un utente vero mi invaderà. Ah, e tra l'altro non ho nemmeno comprato delle frecce. Namos, Namos. Sono strapieno di equipaggiamento, effettivamente potrei lasciare tutti gli oggetti della cassa, ma no. È bello portare con sé tanto equipaggiamento. Ti fa sentire importante. Comunque cazzate, il livello è praticamente lo stesso di quelli che ho incontrato più avanti. Con la differenza che stavolta non mi suicido. Forse. Ma pietrifica quella mossa? Non ne ho idea, ragazzi. Casa, là c'è una cosa. E a sto punto se c'è una torcia, vediamo che succede se dovessimo accenderla. Ma torcia. Un'ora e 48 minuti di torcia. Io che temevo di utilizzarla questa torcia. Però ragazzi, effettivamente trovo molto più comodo la torcia in Bloodborne. Oh, Genus. No, ma qualche altro nemico. E io scendo qua invece. Fuck. Bastardi. Cioè, solo perché ho preso quei danni da caduta e solo perché uno mi ha inchiappettato da dietro. Non vale. Polvere d'osso sublime non ne abbiamo più. Peccato. Tra l'altro abbiamo altri oggetti da consumare extra. Può essere pure, raga, che in realtà io abbia trovato un'altra fiaschetta di Estus e me lo sia dimenticato. Proviamo. No, ci ho sperato. Ci ho veramente sperato. Siamo già morti due volte da quando abbiamo iniziato. Una per scelta nostra, l'altra, vabbè. Non la definirei nemmeno trappola, semplicemente... Dovrei veramente comprare l'anello che riduce i danni da caduta. Invece. È bello morire in questo gioco. E diventa quasi una droga, raga. Quindi voglio ancora morire. Via di passaggio. Nel senso che ci vai una volta e poi non ci passi più. Ma come mi ha colpito? Ah, forse la freccia mi ha colpito. Oh, che balla, raga, quando do un colpo critico e rimane un goccio di vita, stavo cadendo. Ma, no, ok, ci ho provato. Volevo dargli un colpo critico da dietro e vedere se faceva tipo qualche mossa speciale, ma... Va bene, allora, qua mi consiglia di andare là sopra. Che succede se cadessi? Ma tanto devo cadere fino a giù. Sì. Che cazzo è qua? Ah, un altro? Certo. Ora che sta per morire. Raga, vi chiedo scusa se sto un attimo provando ad ucciderli così, ma obiettivamente i danni da caduta sono abbastanza, quindi preferisco evitare di morire di nuovo e rischiare il meno possibile, perché tanto mi faccio un male cane. I danni da caduta sono proprio consistenti. Spero di trovare poi un mercante perché ho già finito le frecce. Sono a 14, cazzo. 100 frecce le finisci in una sola diretta. Io pensavo che fossero... Ma no, immaginavo che appunto 100 frecce fossero poche, però... Bevi. Anche se in realtà non mi serviva utilizzare la peschetta, ma... Abbiamo 7 unità, raga. Meglio partire prevenuti che...
Oh, frammento di fiaschetta di Estus. Quindi abbiamo fatto benissimo a venire qua. Volete vedere che c'è un boss? No, forse no. Ma qua c'è qualcosa? No? No, non c'è un boss perché sento... Ed è solo un mostro. Tra l'altro dovrei vedere se i giganti... Ora apro e spunta il mostro finale, tipo, no? Il boss finale. Minchia, dal verso sembrava un gigante, un qualcosa di temibile, invece. Quella è acqua. Ah! Infatti ora ho capito dove siamo. Quindi qua possiamo far cadere... sì. Wow. Perché quel tipo sta guardando quella barca? Ma non è che questo posto ci condurrà in un nuovo luogo, ragazzi? Non lo so. Inoltre la mia curiosità sul fatto, su queste torce è impressionante. Cioè, che cazzo serve accendere tutte queste torce? Solo per illuminare il cammino? Mi auguro. No, mi auguro di no invece, perché spero che servano per sbloccare qualcosa. Anche solo un trofeo. Tipo, accendi tutte le torce in Dragneel. Dragneel mi sembra si chiami la zona. Abbiamo il simpaticone. Io l'ammazzo così. Siccome sono un guerriero valoroso e coraggioso, non è che ci sono modi. Maestro gioco lo conosco. Ovviamente da qua non gli posso fare un attacco a sorpresa. Ah, pagare. Sarà lui a farmi un attacco a sorpresa praticamente. Vabbè, io posso fare così però effettivamente. Fa male, eh? È partito pure l'altro? Ma perché partono in due? Scusa, non vi basta venire in uno, raga. Mi ammazzano questi, lo so. Non c'è la lancia Justifon. Lancia Justifon. Oh, Genus, questa mossa no. Ai! Da dove salta fuori questo? Da dove salta fuori questo? Ma che storia. No, scusa, eh. È un NPG. Boh. Uno. Due. Bravo. E io faccio questo. No, non cadere. Io. Oggetto pietrificato. Da dove è saltato fuori questo, raga? Cioè, non c'è stata nemmeno un'invasione. È spuntato così. Ansia. Ansia. Dov'è la lancia Chastifol? Ma quello dove sta andando, scusa? Comunque, raga, voglio capire veramente da dove cazzo è saltato fuori quello. Ok, equipaggiamoci la lancia Chastifol intanto. Al posto di sto coso che non serve a niente. Comunque, lancia Chastifol, raga, è veramente... lancia Chastifol, che in realtà è la lancia di Heidi, è veramente utile perché fa... genera anche danni di tipo elettrico, quindi... Ah, pensavo mi facesse l'altra mossa, quella peggiore. Infatti io scappo perché so che me la farà la mossa tra un po'. Quella dove cercherà di prendermi. Comunque è troppo veloce. Cioè, per iniziare una combo e continuarla, è veramente veloce sto mostro. Per quanto possa essere ciccione, non arriva fino a qua, vero? No. Non potrebbe avere un raggio d'attacco più ampio, no? Grazie. Oggetto nemmeno a pagare. Ok, ne è rimasto uno, ragazzi, lo uccidiamo subito. Lo uccidiamo anche con un bell'arco, visto che siamo da soli. No! Persecutore anche qua! Ma che ci deve perseguitare così tanto?
cazzo di persecutore. Ma non gli basta essere stato sconfitto tutte queste volte? No, lo devi trovare ovunque, comunque, per chiunque. Scusa. Tanto tutte queste anime, ragazzi, mi serviranno solo per comprare nuove frecce. There's nothing. Ci sarà un modo per distruggere tutte queste rocce? Spero di sì, perché sono un po' fastidiose. A che serve? Eh? Che significa che la natura del mio essere è cambiata, scusa? No, 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 aspetta, che cazzo significa? Basta! Ehi, io stavo guardando... questo qua proprio... gli sto simpaticissimo al persecutore. Ho sbagliato. Solo uso la fiaschetta ora che non mi ha fatto ancora un cazzo. Non lo so più schivare quell'attacco, ma davvero. Ora devo usare la fiaschetta. Che ancora mi toglie un sacco di danno, è possibile? Uno, due. Cazzo sta facendo? Questa mossa non me l'ha mai fatta. Bastardo. Son Tarian, figlio di merda. Non me l'aveva... ecco cos'era quella cosa che aveva fatto il persecutore nella... cosa? Nella Bastiglia Oscura. Quando... scusate, quando si stava caricando. Boh. Quindi ora devo ritornare lì, prendere le anime. Più che altro non capisco che significa che la natura del mio essere è cambiata. A me sembra ancora un non morto. Ma è diventata una donna? Una donna un po' brutta, ma che figata! Nah, che storia! Che culo! Che figa che sono! Sono una gran figa! Fosse così facile nella vita cambiare sesso, ragazzi, a quest'ora... penso che molti dottori perderebbero il posto di lavoro. Va bene, dai, su, ritorniamo seri. Cos'è che mettiamo per proteggerci? 106. Ma questo qua era potenziato. Più più 2. Scusate, guys. Ok, rimettiamo questo. E rimettiamo il nostro bell'elmo per trovare oggetti. Andiamo a riprendere le nostre anime che abbiamo perduto. Già è la terza volta che siamo morti là. Bello. Quella zona ci piace alquanto, a quanto pare. Ah, pirla. Potevo potenziare la fiaschetta di Estus, ma... figure. Ma dov'è l'illusione? Non ce n'è illusione, là. In realtà vorrei andare a sbloccare qualcosa di setoso. C'è di nuovo il gigante laterale. No. Però c'è di nuovo il persecutore. Ovvio. Vabbè. Avevo finito la schivata. Ci stavo. Bevi.
La quarta in 20 minuti. Complimenti. Quarta morte in 20 minuti. Scusate un attimo, io leggo dei messaggi qua sul gruppo perché sennò mi danno della sociale come sempre. Ne approfittiamo per potenziare la fioschetta di Asus. Peppe, ma che cazzo di foto fa? Ora glielo dico. Potenziamo la fiamme. Raga, io odio, letteralmente odio la gente che fa queste foto qua. Odiose. Non mi piacciono. Non mi piacciono le foto della gente che si mette le orecchie, la lingua del cane, il naso del cane, il pene del cane al posto del naso. No, che schifo. Non mi piace, non le sopporto proprio. Cioè, fai qualcosa di più carino, non fare ste foto da ri... Allora, andiamo a recuperare le anime. Non perderò più tempo per stare dietro a quel tipo. Assolutamente. Tra l'altro, io non capisco una cosa. Se dovessimo cambiare sesso, secondo... Non lo so, non penso che cambino anche le statistiche. Penso che sia solo una scelta estetica. Vi auguro sia solo una scelta estetica. Quindi recuperiamo le anime, poi vediamo di lasciare qualcosa di setoso al coso. Comunque, cazzo, questi danno 165 di anime. Non sono poche. Io l'ammazzo lo stesso, basta. Nuova sta mossa. Ma pure questa. Devi. Aia. Perseguimi sto cazzo. Perseguitami sto cazzo veramente. Va bene, 15.534. Che cazzo di anime ci ha dato? Vabbè, penso all'incirca sui 5.000. Vabbè, ragazzi, vediamo che succede se dovessi veramente droppare qualcosa di setoso. Secondo me è un cazzo. Ehi, hey, you! Ehi, hey, you! Ehi, hey, you! Dacci un liscio. Liscio. Allora, io, ragazzi, l'unica cosa setosa che ho visto è stato questo. Quindi vediamo se... Sarà sta cosa setosa? Dammi qualcosa di setoso. No, dice dacci qualcosa di liscio. Questo. Io la lascio là, raga, voglio vedere che cosa succede. Secondo me se la dovessi lasciare là e ritornare dopo un tot, forse mi sbloccherà qualcosa. Tanto una pietra liscia e setosa, piccola, quindi diciamo non sarà rilevante averla o meno. 30.000 messaggi come sempre, urrà per falò, ascolta attentamente, buona fortuna. Sì, zona sicura, quindi zona aperta. Qui, eh? Si è lodato il sole. Però qua gli scriviamo buona fortuna. Ok,
Concetti. Fiducia, rassegnazione, calma, silenzio, coraggio, sollievo. Segreto, riflessioni, non usare buona fortuna. Buona fortuna. Secondo me questo messaggio ce lo premiano ogni volta che... Ma giura! Ok, abbiamo spietrificato quel tipo, abbiamo scoperto che non serve a niente se non a cambiare sesso, infatti noi abbiamo un sesso diverso ora. Che strano. E niente ragazzi, io direi... Alla fresca di Jesus l'abbiamo potenziata? Sì, vero? Sì, sì. Io direi di ricominciare ad esplorare i luoghi che abbiamo già visitato e partirei o dal picco terrestre dove ci siamo fermati, che ancora è strapieno di nemici, perché in quella zona dove c'erano i fantasmi o comunque gli esseri invisibili ancora non ci voglio andare. Valle del raccolto ancora la dobbiamo finire di esplorare in realtà, però andiamo al picco terrestre inferiore. Non so ragazzi se abbiamo finito le zone esplorabili, penso di no ancora, perché alla fine abbiamo affrontato 5 boss. Non dovrebbero essere pochi per Dark Souls, ma se la vedessimo da un punto di vista di Bloodborne, già 5 boss sono abbastanza, perché mi sembra che su Bloodborne ce ne sia una dozzina. Ma di nuovo? Ma che Dupal? Hello? Morto. E non mi dà l'effigie. Effigie umana. E quindi... Non me lo conta. Non me la conta come uccisione. Difficoltà più avanti. Ma quale difficoltà? Fai attenzione alla spalla e poi grasso. Ma quello che sta facendo... È un nemico? Sì. Scusa, no, ma... Visto che sei là, io ne approfitterei. Figlio di un Sontarion? Sta venendo qua? È probabile, è probabile. Chi ha quante uccisi e quante morti? Ecco perché sono tutti morti. Beh? Eccolo. No, scusa, Bravo, bravo Sbig, complimenti. Si è fatto avvelenare con pirla. E io faccio così. Come, non posso usare il falò? Devo stare attento, raga, perché sono avvelenato. Quindi io utilizzo fiaschette di Essus ora. Quello è morto. L'avvelenamento è veramente una brutta bestia, raga. Infatti dovrei stare un pochettino più attento. A sto punto io veramente, io le elimino tutte queste cazzo di cose, perché sono odiose. Sono veramente odiose. Piuttosto stiamo attenti, perché qua c'è un nemico che ci fa male se ci dovesse prendere, soprattutto questi senza testa. Fiaschetta di Essus di nuovo, tanto abbiamo 6 unità, 5 ora. Leva, abbassa la leva, però. Occhio a sinistra, raga, mai sottovalutare. Che cazzo di nemico è quello? Mai sottovalutare gli avversari.
Non è una porta segreta. Oddio santo, aspettate. Veleno everywhere. Gemma vitale radiosa. Che cazzo è morto? Ah, ma tra l'altro abbiamo 22.794 anime, raga. Io ucciderei un altro nemico e poi andrei direttamente a scambiare queste anime. E stavolta... sì, arriviamo a 35 di destrezza a sto punto. Scusa, ma che cazzo serve sta cosa? Forse non dovevo effettivamente distruggerla, ma vabbè, avremo una risposta più tardi. Stiamo attenti qua perché io ho una brutta sensation. E infatti, ti pareva? Arcieri di merda. Allora, intanto quel simpatico amichetto, visto che non so quanto possa essere potente, faccio venire qua. Mi aspettavo di più. Però è veloce, caso. Cioè, è arrivato in 2 secondi da me. Io li odio gli arcieri. Arcieri del cavolo. Ottima strategia, ma che vigliaccheria. Vigliaccheria. È comunque... Aia. Scusate raga, perché io ho paura che questi mi possano uccidere in 2 secondi, soprattutto in presenza del veleno. Perché, bastardi, questi hanno pure le frecce avvelenate. Quindi aspettiamo. Non ho visto se nel caso in cui mi dovessi parare con lo scudo vengo avvelenato lo stesso, spero di no. Ma quello come fa a mirare che è senza testa? Sto posto è un po' grandino, sì. Che bella visuale da qua. Ah ok, finito l'avvelenamento, me ne ero accorto. Facciamo una cosa. Ciao. Muori nel tuo stesso veleno. Comunque ragazzi, ipotizzo che chi è morto prima, ma io da qui a lì ci arrivo. No. Bastardo. I cocconi mi fai venire. Senti, fatti dare qualcosa di liscio e sedoso, va. Ok, 23.000 e passa anime. Ribadisco, dovrei andare a scambiarle, ma... Odio la mia curiosità. Il bello di essere umano è proprio questo, raga, che... Si può possedere un livello di curiosità veramente alto, ma per certe volte bisogna rinunciare. E andiamo piuttosto a salire di 2 livelli. Spero che possa salire i 2 livelli, perché ormai mi sa che ne servono un fuoco per poter salire. Andiamo a Majula. Majula, oh Majula, ma non so come si legga. Forse si legge anche Mahula. Allora, vediamo un po' che ore sono. Dovrebbe essere l'1 e un quarto. Lady Svigi dovrebbe arrivare tra un po'. Lo sapevo io, non basta. Aspetta, vediamo se abbiamo delle anime di soldato suicida, così. Sì, a voglia, minchia, guarda, te ne ho, usa. 6, volevo usarne 7, ma vabbè. Bastano 6. Cosa abbiamo qua? Charpame, non ha alcun valore. In realtà, raga, dovrei utilizzare anche questi, però... Dopo. Non ora. Dice, che differenza ti fa tra ora e dopo? Nessuna, però non le voglio utilizzare ancora. Voglio utilizzarle dopo, quando ho finito il gioco, e dirò, sì, ora posso sprecare tutto quello che cazzo voglio. Piuttosto, non so se aumentare ora invece il vigore. Aspettare destrezza... No, facciamo destrezza 40, perché bonus avvelenamento, difesa fisica... L'aumenta pure la difesa fisica? Me l'ero accorto. Attacco destrezza 124. Infliggiamo 305 di danno con l'arma destra, raga. Un fuoco. Veramente tanto.
Ecco, tra l'altro quella seconda arma destra che quindi è... La lancia Chastifon! Lancia Chastifon, distruggi tutto! Come fa? Ah, perché sono 126 più 67 più 20 più 92. Mamma mia! Potenza! Ok, ritorniamo dal picco terrestre. Ah, minchia, mi sono svegliato, raga, da un'ora, ancora sto dormendo. Oggi fa gli anni Gloria. Gloria, Gloria. È da una vita che non vedo Gloria, raga. Ma è pippone! No, raga, vi prego, guardate sto gatto, è fantastico. Guardate che bello. Si mette in posa e fa ste foto sto gatto, ma fa impressione. E va bene, ragazzi, ritorniamo alla nostra diretta. Tanto Lady Sbigi penso che perderà ancora abbastanza tempo. Bello, così noi possiamo giocare. Cerchiamo di non fare cazzate, cioè nel senso di non far esplodere ste cose mentre ci sono gli oggetti in mezzo. Che cosa dice qua? Difficoltà più avanti. Nel tuo cervello sarà una difficoltà più avanti. Tu guarda quegli stronzi che sono in due, non in uno. Allora, questo si è svegliato prima del previsto. Ok, tra l'altro, proviamo un attimo a lancio classico, visto che infligge... Aia! Anakin è rimasto stravolto. Perché sta... Ah, del veleno, figo. Morto. Quanto mi dà questo? Boh. Dai, lancia Chastifon. È il momento di chastifilizzare tutti quanti. Ora, quello mi vede. Mi insegue. Tanto corre più di me questo, a quanto pare. Detto io. Dov'è? Oh, dov'è? Vai dietro di me. Ma vaffa. Vaffa, vaffa la giraffa. Bastardi. Avvelenato, lo sapevo io. Cazzo di veleno, ogni volta. È odioso l'avvelenamento, raga, questo gioco. Vedo meglio di utilizzare oggetti che possano togliere l'avvelenamento, sinceramente. Sì, però è anche vero che io non è che posso utilizzare tutte ste fiaschette perché ogni 2-3 mi si avvelena il personaggio. Abbiamo sconfitto l'avversario con una mossa strategica. Allora, eccolo qua alle sballo. Quello muore da solo ora, visto che si è avvelenato. Non so, ci spero. Eccolo che arriva. Sì, infatti è morto da solo quello. Fantasma di merda, di nuovo te. Comunque, raga, la cosa che non capisco... No, non erano in PvP, perché... Quelle anime rosse che mi invadono sono NPG, ne sono sicuro. E voi rendete conto che... Aia. Oh, arcieri. Ok, ragazzi, ora da qui è tutta storia. O saliamo o scendiamo. Io scenderei. C'è una leva. La leva penso che serva... Non lo so. Non so cosa potrà mai. Ma utile tutto ciò. Allora, c'è un tipo che stava salendo. Andava piano. Si gira. C'è un nemico. Lo attacca. Lo attacca. Bam, morto. Doppia penetrazione. E devo stare attento, raga, perché nemico più avanti, infatti. A meno che non fosse... No, non era quello che è partito. Quindi noi corriamo. Facciamo arrivare qua. E poi da qui lo affrontiamo.
e mori. Ora dovremmo prendere quel... Oddio, mi ero spaventato di nuovo. Dovremmo prendere il coso. L'oggetto, però. Vediamo quello là che ci rompe le gabasidas. E lo uccidiamo così. Aia. È morto? Sì. Non è che c'è una trappola di caso? C'ho paura. Vediamo. No. Picca. Picca di cosa? Piccante. Vediamo che fa la picca. Dovrebbe essere questa. Picca, sì, 95 di danno. 16-12 di destrezza, non va bene. Lancia Chassifol, ne ha 25. 25 di destrezza, sono tantissimi, raga. 26, scusate, non 25. Che certo che c'è la spada di Dragli di Drangleic, che non è male, non è male. Infatti dovrei potenziare ora la forza a sto punto. Adesso vuole 50 di forza. 50, 313 di danno. Ma sono un fuoco. La madoppia non vale un cazzo. Pensavo fosse un'arma forte, raga, ma... Forse è buona per il moveset, nel senso che probabilmente è un'arma molto gestibile. Ma fino ad ora il martello d'artigiano è il meglio, guardate. Ci sto trovando veramente bene, perché è vero che è lento e ti consuma un sacco di energia, ma fa male. E soprattutto i nemici ne risentono del colpo. Dovrei in realtà ritornare a fare la doppia arma, ma lo scudo di sto gioco è veramente eccezionale. C'è un nemico in testa pure. Soprattutto contro questi nemici che hanno sta cazzo di lancia. Lancia overp in Dark Souls. Allora, torcia richiesta più avanti. Torcia richiesta più avanti. Torcia richiesta più avanti dove? Qua o... No, non è una boss fight questa. Bastard. Ah, quello è morto. Là c'è un nemico. Qua non c'è un gazzo. Là non c'è un gazzo. Qua c'è un nemico. Bomba nera. Bel nome. Ma... Ah la la. Tanta paura per niente. Fuoco richiesto più avanti e poi fai attenzione al sanguinamento. Fallo acceso. Piuttosto, ragazzi, mi chiedo io come facciamo ad arrivare là. Da lì sopra? No, da lì, penso. Da lì, da lì. Chiedo scusa, ragazzi. Ma ancora ho un po' di sonno. Ho fatto un po' tardi ieri sera. Come sempre quando esco alla fine. Non mi sembra ci siano nemici qua, quindi andiamo qui. Cos'è quel buco? Maschera da manichino. Serve la maschera da manichino. Beh, leggerissimo. Andiamo. Oh mio Dio, che cosa orrenda! Non volevo offendere nessuno! Non cadere! No, serio, non volevo offendere nessuno io! Ma è orrendo come elmo! Quindi mi rimetto questo. Ma cazzo, ma ancora che perdo del veleno, ma davvero, ma che palle. Io faccio così allora. E fotte sega. Sì, almeno mi ricarico anche la fiaschetta di Esus, ma che due palle veramente. Pensavo di cadere. Temuto il peggio. E sono morto, infatti. Almeno ripartiamo da qua. Mica, certo che questo fa un po' dispettoso, perché si trova esattamente
Vicino a tanti nemici. No, mamma mia, ancora sto sbagliando, non ci credo. Questo fa capire quanto sono ragazzi. Un vecchio. Ma in realtà vorrei aspettare più i nemici. Sono odiosi questi dopo un po', eh? Perché sono veramente in tanti. Poi soprattutto ora. Ma a proposito, io perché ero morto? No, non ero morto, ok, sì, a causa dell'avvelenamento ero tornato indietro, ok. Quindi se io dovessi andare là e calpestassi quelle cose mi avvelenerei? No. Che cazzo serve allora sto buco se non serve a niente? Mi aveva attirato? No, penso di avere lo scudo, cazzo. Vedi? È arrivata a 94 poi. Bonjour, mademoiselle. È arrivata con una busta, come mai? Arca Planet? Perché Melody ha una crisi respiratoria? Dolcezza, com'è andata oggi? Caldo, io sonno. Diretta. No, 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 c'è una pozza di veleno, non ci vado là io. Con cosa? Niente, li avevo usciti perché stavo cercando. No, che ora muoio. Stavo cercando in realtà lo scontrino. Quello famoso, ma alla fine. Però non so dov'è. Pensavo fosse in una delle buste là dentro, invece. Quindi io da là non vado. Gentile Pulzella, cosa vuole mangiare lei oggi? Patate, tonno e brocco, combinazione. Ci sono troppi vasi qua dentro, io sono sicuro che dietro a uno di questi vasi ci sarà un nemico. Io cammino piano. No, sì, là dietro, sicuro, guardate. No? Strano. Atipico per un Dark Souls. Allora saranno direttamente dietro l'angolo. L'ho detto io. Uccidiamo prima quella più pericolosa, poi uccidiamo quello più fastidioso. Quelli più fastidiosi sono in due, caso. Dai che ti avveleni pure tu. Si è avvelenato infatti. Ah, morto. Io non so cosa mangiare, sinceramente, sai? Sai che per me pensare è difficile. Troppo le meningi! Troppo le meningi! Fai attenzione a cosa cazzo è sto rumore? Gli scontrini? No, seriamente, secondo te cosa poter mangiare io? Frittata con sto caldo. Oggetto pietrificato, ne abbiamo un altro. Chissà che servono questi oggetti pietrificati.
ci sto affincando, eh. Ma c'è un'altra parete illusoria qua. Ah! Ora scrivo un messaggio. Dov'è l'illusione? Cioè, c'è un cazzo di falò in questa porta. Ma che servono tutti sti falò? Era illusione, caratteristiche forse. No, non serve. Era concetto, no? L'avevo trovato prima. Lacrime, disperazione, vittoria, oscurità, vigore, vendetta, fiducia, rassegnazione, schiacciante, rimpianto, uomo, calma, coraggio, silenzio, sollievo. Dov'era illusione? Azioni, no, azioni no, creature no, oggetti nemmeno, forse oggetti? Illusione più avanti. E poi falò. E poi urrà per falò. Cosa abbiamo fatto ieri sera? Niente di che. Siamo stati al Nexus, stavo dicendo. Al Versus. Sì, ma sei andato a pensare davanti al Versus. Sai, le cose stranizzate. Cioè, ormai che era lì, poteva rimanere un po'. No, si è fatto tutto il giro per tornare poi. Vabbè, tanto da lì 4 lo prendevo subito. No, sì, lo prendeva subito per l'amor del cielo. Però a sto punto stava un altro po'. C'ero pure i Knight. No, come ha detto lui, non è che era lui a guidare. Quindi poteva tranquillamente. Comunque il ragazzo che ho incontrato ieri è un fan del Doctor Who. Che non te ha visto il tardi, sa da dire, eh. Però la super pecca la sai qual era? Che Rob ha chiesto. Ma quante sono le. Che cazzo è sto rumore? Ha detto quanto sono le stagioni del Doctor Who? Io ho detto guarda quella nuova sono 11. Mi fa, ma lui mi guarda e mi fa, ma che dici? Sono 7. Detto sono 11. Sì, detto tu le stai vedendo Judy? Sì, sì. E io ho detto guarda che sono 11, eh. No, no, le ha visti, solo che non si è regolato perché sicuramente le ha visti anni fa, capito? Però veramente per un fan del Dottor Who dire ci sono solo 7 stagioni della nuova è un'eresia. Mi stavo sentendo morire dentro, ragazzi, perché sono troppo fan e poi tra l'altro sono tutte belle. C'ho fame. No, no, un mimic. Era un mimic. E sono dei mostri che si nascondono negli scrigni. Hanno la forma di scrigni e in realtà sono mostri che ti mangiano. La prima volta che ne incontro uno in questo gioco. Non me lo sarei mai aspettato. Mai aspettato. Giuro. Però i mimic sono tipici di questi giochi. Adesso Maria Chiara sarà signora davanti a. Dov'è che vanno loro? Cazzo vai in Cina d'estate, scusa. Ma io ti giuro, io non la capisco sta gente che d'estate non va a mare. Non la capisco. Ma perché sì? Cioè sennò quando. Perché non volevi andare a mare anche te, eh? Sì. Te l'ho detto io quest'anno. Non è solo prenotato tardi, te non è che avevi proprio voglia di andare a mare. Detto allora a sto punto andiamo all'Eterno. Non la colpa a te, ti sto dicendo solo che abbiamo fatto una scelta.
Che facciamo? Mangiamo, no? Aspetta. Fai attenzione all'avvelenamento. Fallo, bisogno di armatura, pietra di faro. Ti ho detto, non so cosa mangiare veramente, perché diciamo, c'è un po' di tutto. Pomodori. Chiama, non si può stare sto cazzo. Ma era una trappola. Sì, ho capito, ma a sto punto è utile o inutile aver utilizzato sta chiave di Pharos? Questo non capisco. Ah, non c'è porta. E teoricamente doveva aprirmi un posto nuovo, però non ho fatto niente. E ma... Raga, spero di non aver sprecato una chiave di Pharos. Ci rimarrei veramente male. Allora, pasta al tonno no, non mi va pasta al tonno oggi. Aspettate, facciamo una cosa. Ah, muori Mimic. Col veleno. Occhio che se mi prende me magna. Morto. Ah, godo. Uncino da loro, guanti oscuri. Sì, ok raga, però io voglio capire ora. Quale messaggio è stato votato? Amore, vuoi sapere qual è il messaggio? Ah no, il messaggio più votato è un altro. Però vuoi sapere uno dei messaggi più votati che ho scritto qual è? Sì. Punto debole, messaggio, ogni modo messaggio richiesto più avanti. C'è un punto praticamente dove... No, era io, voglio capire che cosa serve, che mi fanno serve qualcosa, che ho attivato qualcosa, ho attivato un cazzo. Vedete, c'è una zona in cui hanno lasciato 14.000 messaggi scritti così, giusto per divertimento, e l'ho lasciato pure io. Raga, a questo punto io faccio attenzione inutile. Ci ho rimasto male, ragazzi, perché veramente ho utilizzato una chiave. Capisco che ce ne sono 19 per l'amor del cielo, ma veramente ci sono dei punti dove utilizzare chiavi o altro è inutile. Tristezza. Spero di aver sbloccato qualcos'altro invece. Tiffany. Vieni qua. Tiffany, vieni qua. A questo punto veramente ho lascio un messaggio scritto attenzione inutile. Allora, che cosa potrei mangiare? Io ho mangiato gnocchi, ho mangiato quello, ho mangiato perché. Tiffany, che cosa posso mangiare oggi? Ciccia, ispirami. Ma mi faccio veramente un'insalata di pomodoro, mozzarella e tonno e mais. Buonissima. Che cazzo mi lecchi, stroia? Lecchi, soccorso. Se no veramente mi faccio un'insalata di pomodoro, mozzarella e tonno. D'altronde dobbiamo vedere che dobbiamo fare oggi. Mi ero dimenticato di questi nemici. Bevi. Ok, andiamo a uccidere la piromane ora. Sicuramente qua c'è un boss, ragazzi. Che vedendo... Bravo, Sbigi, complimenti. E dai un... Ah, quanto mi piace farmi uccidere facilmente, raga. Un casino. Ok, vediamo che tipo di boss dovremmo mai affrontare. Ma sono 8.000 e passa. No, ma c'è troppo veleno. Ma come cazzo faccio? Troppo veleno. Ma non c'è un...
Un oggetto contro il veleno, l'avvelenamento, no, vero? Grazie. Qualcuno dice tanti auguri a te, grazie, grazie. Oh, sono un po' demoralizzato, raga. Perché non mi va di andare in altri posti nella quale ti avvelenano. Quindi a sto punto, so che è tardi ormai, tanto a breve devo mangiare. Anzi, che ore sono? 13:34, direi di staccare allora qui la diretta, così preparo il pranzo. Intanto abbiamo scoperto un nuovo falò, abbiamo fatto un bel po' di cose. Siamo morti miseramente in altri tanti modi. Penso che qui sotto ci sia un bel boss. Ah, ma io da qua posso andare. No, lo affronteremo dopo, dai. Quindi ringraziamento a tutti voi che avete seguito. Noi ci vediamo la prossima. Ancora non ho visto tutti questi saluti. Euforia! Yeah! Ci vediamo con la prossima diretta streaming. Ciao a tutti.